Sono ben 101 le opere d'arte contemporanee e 102 gli oggetti di design che dal 2019 sono andati ad arricchire le collezioni del Quirinale e delle residenze presidenziali di Castel Porziano e Villa Rosbery. Tra le new entry, 27 pezzi per 17 artisti, spiccano opere di Emilio Vedova, di Carlo Accardi, di Michelangelo Pistoletto e poi Corrado Calli, Emilio Sgro, Mimmo Rotella e tanti altri. Il presidente Mattarella si è rivolto a loro per spiegare il senso di questa iniziativa. L'arte, la sua creatività provvidenzialmente non si ferma, continua a fornirci e a donarci opere, interpretazioni, emozioni. È stata fatta questa operazione con il rispetto della storia del palazzo, perché è stato fatto sulla base di una positiva integrazione, ambiente per ambiente, di opere d'arte antiche e di opere contemporanee. Il Quirinale diventa così sempre più casa degli italiani, simbolo del bel paese, luogo dinamico dove si svolge un'intensa attività istituzionale. Il palazzo è anche il patrimonio artistico di oggetti, opere e arredi, accresciuto nel corso del tempo dal periodo di residenza dei papi ai 75 anni di monarchia. Con Quirinale contemporaneo continua l'adeguamento, l'integrazione con capolavori che rispecchino l'estro della nuova Italia.